Oh, a me tu mi fai un gin tonic. Oh, questo qui è proprio un bar di quelli seri, quelli proprio, diciamo, professionisti. Qui hanno professionisti della periscena. Della periscena, sanno una sega baristi come si fa a fare. Ma i barista di quello che fa barrire gli elefanti. Vabbè, porta questa cazzata. Comunque, vedete, gli mette qualche cosina nella beuta. Nella beuta. Che spettacolo! Mentre che l'altro, il sottobarista, si sta, diciamo, grattando il braccino e si tiene i bracci. Che fa? Che gli ha male? Che gli ha visto? Oh, qui siamo alta categoria. Questo gli ha fatto l'alberghiera, per forza. Questo gli è un barman, coso. Lui sa. Altra teoria, cosa? Il cotter è quello, ma da là, spettacolo, è un brattio, gli ha fatto un bancone, osso, l'avesse preso mezzo i bicchieri, gli è più quella buttato di fuori che quella dentro il bicchiere. Ma badate ragazzi, che spettacolarità, con la manina si va a pigliare il ghiaccio, mi immagino l'acqua presa nell'ombrone, e si va a battere, voilà! Ragazzi, ma qui si scherza, ma a me mi fanno tristezza. Quei ristoranti che c'hanno per dire, ti mettono la nocciolina, ti mettono la patatina, una tristezza. Dice ti fai lo spritz, ti fai il coso. Ma quale? Ma questo non è un professionista, ragazzi. Ma questo non è un professionista. E barristi muti, oso. Zitti in mosca. Ma da là, ma da mangiare scena, ragazzi. Ma da là, che classe. Neanche un pizzaiolo, osso a Napoli, la pizza ti fa una fare di genere, osso. Ma dai il lavoro. Pa, e lo batte. Ti gira boom boom, e questa qui. Ma da là, ta, a modo di sega. Come fa su una sega, vedi, su e giù. Tra, e che qualità, ragazzi. Alta categoria, altra qualità. E la maiala, insomma. Parentesi a parte, i filmini vanno fatti per orizzontale, non per verticale, che vi pigliasse un accidente, osso. Se no, gli facevano 16 nonni i televisori, li facevano per ritto, vischeri.